Il nome della nave era Explorer. La sua meta, le isole Aleutine, sulla sponda settentrionale del Pacifico. Erano venuti qui per filmare la fauna e per avvicinarsi per la prima volta a un branco di trichechi giganti. Si spostavano ovunque, con qualunque tempo, in ogni stagione, per filmare da vicino le più intime e rare immagini della vita degli animali nel loro habitat. Walter e Myrna Berlet, cineasti della natura. Walter Berlet, veterano cineasta e conferenziere, originario dell'Ohio, e sua moglie Myrna, insegnante, nata nel Nord Dakota, vivono adesso a Jackson, nel Michigan. Da qui partono per luoghi lontani come l'affascinante deserto di Sonora, in Arizona, in cerca di fugaci visioni della natura. In questo viaggio andranno alla ricerca del grande ariete del deserto, l'animale più maestoso di queste aride terre. Ma questa ombrosa creatura avverte anche da lontano una presenza estranea. Non sarà facile avvicinarlo. Per ora i Berlet si accampano nel deserto e vanno alla ricerca di altri segni di vita, mentre il caldo aumenta. Uno degli abitanti più belli di Sonora è il colibrì, che viene attratto verso la cinepresa da un contenitore rosso di acqua e zucchero. La telecamera è posta nel furgone, che serve anche da nascondiglio. Myrna attende con pazienza l'arrivo del primo colibrì. La paziente attesa dell'attimo giusto è un'arte dei Berlet, che traspare da ogni fotogramma. Walter afferma: voglio avvicinarmi tanto da captare immagini altrimenti invisibili. L'accenno di un movimento, per accelerarlo o rallentarlo, per ingrandire un particolare, un insetto o un fiore. Per filmare le smaglianti forme di vita, come questo singolare cactus, che dopo un acquazzone trasforma il deserto in un lussureggiante verde giardino. Walter Berlet è vissuto per molti anni nel Wyoming, esercitandosi a filmare nelle montagne. Qui incontrò Olas Murie, l'eminente naturalista e pittore. Insieme hanno effettuato molti viaggi in terre selvagge. Myrna Berlet aveva sempre desiderato fare la maestra, come sua madre, per insegnare i suoi argomenti preferiti, biologia e storia naturale. Incontrò Walter nel Nord Dakota durante un giro di conferenze. Lui la iniziò alla fotografia e questo, secondo lei, l'ha aiutata come insegnante. Si impara di più vedendo che ascoltando. Di ritorno nel caldo soffocante di Sonora, in Arizona, Myrna sistema la cinepresa per filmare un vecchio cactus saguaro, il grattacielo del deserto, ed altri alati abitanti come questi, dal becco ricurvo, grandi come tordi, cugini dell'uccello Mimo. A volte, dicono i Berlet, una cinepresa permette un avvicinamento tale, così intimo con il soggetto, che vi sembrerà di potergli parlare e lui vi risponderà.
Questo uccello che sta di casa nel gigantesco cactus è il picchio gila. Egli scava il suo nido nella polpa della pianta. Un esemplare adulto che porta cibo e un pigolio suggeriscono la presenza di molti piccoli. Da vicino notiamo la macchia rossa. Le femmine ne sono sprovviste e così sono facilmente riconoscibili. Questa è una quaglia Gambel, un maschio, con la sua tipica maschera e il pennacchio. Sta grattando il terreno in cerca di semi. Lo vedrete anche con la sua compagna, forse alla ricerca di un riparo dal sole. Un altro abitante del deserto, amante dell'ombra, è il gallo della prateria, veloce come il vento, ma che vola di rado e solo se viene spaventato. Emette vari suoni, arriva anche a tubare, ma non fa mai mimi, come il suo sosia dei fumetti. Le femmine costruiscono nidi simili a cestini, nascosti nei cespugli del deserto. Depongono da 3 a 6 uova. C'è sempre un genitore nelle vicinanze, di guardia o in cerca di cibo. Lucertole, insetti e piccoli serpenti. Il mimetismo è per gli animali un modo di adattarsi all'habitat. Questa lucertola cornuta, dall'aria feroce, è praticamente invisibile. Ma da vicino è un capolavoro di design, come una finissima scultura. Il coatimundi, dalla coda a strisce e dal lungo naso, cugino del procione, è un altro furtivo abitante di Sonora. Un nottambulo, raramente fotografato. Fino al secolo scorso lo si trovava solo in Messico e in Arizona. Con il freddo notturno del deserto, il paesaggio si anima di nottambuli in cerca di cibo. Gufi, serpenti, coyote, moffette e pipistrelli. Tra questi animali che dormono di giorno e cacciano di notte, uno dei più interessanti è il piccolo timido fennec. Abilità, pazienza e un po' di fortuna permettono ai Berlet di offrirci il ritratto di una famiglia di queste volpi del deserto. Queste orecchie sproporzionate testimoniano il loro adattamento alle condizioni di vita nel deserto. Servono per disperdere il calore corporeo, oltre a dotarle di un udito eccezionale. Ma questa volta, la sesta, i Berlet sono venuti per filmare il grande ariete del deserto e si stanno avvicinando a quei dirupi che potrebbero essere il suo nascondiglio. Un'immagine sfocata come una pittura rupestre accenna a muoversi.
e nel nostro campo visivo appare il grande Ariete, presto raggiunto da altri. Sta andando bene. Gli Arieti non contestano la presenza dei Berlet, che si possono avvicinare tanto da poterli osservare faccia a faccia. Un attimo dopo, un tentativo di aggressione. Ovviamente gli Arieti si riposano durante le ore più calde, ruminando e raffreddando il sangue attraverso le vene del collo. Contemporaneamente assorbono un po' di calore per compensare il freddo delle notti di Sonora. Dicembre nelle montagne del Wyoming è come tornare a casa. Questa volta i Berlet cercano il grande ariete delle montagne rocciose durante la stagione degli amori per completare lo studio su questi esemplari. Ma la prima immagine catturata dalla cinepresa è uno stormo di anatre del Canada e una di loro ha fatto un tuffo nella neve. In questa valle, prima della lunga ascesa verso Wild River, incontrano un branco di alci al pascolo e decidono di approfittare di questa occasione. Quella sera un rondicchio solitario fa una delle sue rare apparizioni in pubblico. Uno scoiattolo rosso ha catturato la sua attenzione. Il giorno dopo, poco lontano dalla zona degli Arieti, i Berlet montano due tende, una riscaldata per il loro materiale e l'altra per dormirci. È Natale. Un albero addobbato con gusci di noce pieni di burro di arachide e semi servirà ad attirare alcuni uccellini. Hanno trascorso più di 10 anni filmando gli ovini selvatici in Alaska, in Arizona e in Canada. Attualmente si trovano a 3000 metri nelle montagne del Wyoming. Mentre si arrampicano verso una cima ventosa, compare un branco di grandi arieti. È come un miraggio in questo deserto di neve. Seguono il branco per giorni, sempre più da vicino, mescolandosi a loro come vecchi amici. Accettando la presenza di questi innocui estranei nel loro territorio, gli animali riprendono i loro accoppiamenti.
I Berlet affermano che soltanto in ambienti naturali, nelle zone più lontane e selvagge, dove gli animali non temono l'uomo, è possibile avvicinarsi liberamente a loro. Fa piacere vedere degli esemplari così forti e sani in un ambiente così ostile. Un audace agnellino ha trovato da solo qualcosa da brucare. Walter si attarda a cambiare pellicola, operazione difficile a queste temperature. Per i Berlet l'abilità sta nel tradurre in immagini le difficoltà, l'avventura, l'istinto della ricerca, l'amore per la natura e gli animali, tutta la loro esperienza. La spedizione nel selvaggio Wyoming ha avuto successo. Presto la neve bloccherà le strade e per alcuni mesi forse nessuno si avvicinerà al grande ariete delle montagne rocciose. Per Myrna Berlet, tornare nel Nord Dakota e filmare i colimbi è come rivivere un sogno infantile. Siamo in una zona di fango e paludi. In primavera questa regione ospita anatre, oche e altri uccelli che qui nidificano e allevano i piccoli. Osservando le uova del colimbo, Myrna avverte che stanno per schiudersi. È ora di sistemare la cinepresa. Anche Walter, munito di caloche, fa il suo giro di ispezione. I Berlet hanno realizzato molti filmati in Canada. Qui, sul lago di Twin Island, Myrna sta fotografando dei colimbi dal collo rosso e i loro nidi. Il colimbo si esibisce in uno strano balletto. Corteggiamento o tentativo di sviare i Berlet? Qui vediamo Walter con Allen King mentre preparano una schermatura. Allen, fotografo, conferenziere ed ex alunno di Myrna, collabora con i Berlet da più di 10 anni. Seguendo il loro esempio, anche lui esegue il suo lavoro con precisione e pazienza. A volte, per filmare gli uccelli acquatici, si usano canna ed esca, come adesso per il tufolo. Ci troviamo nel Manitoba settentrionale. In questo caso, Walter userà una schermatura per filmare. Riuscirà l'esca a ingannare il tufolo? Non per molto. Comunque Walter riesce a ottenere dei primi piani. Questa complicata torre schermata serve a fotografare i nidi in cima agli alberi.
Siamo nel Michigan, la terra dei Perlet. Ora il protagonista è il grande gufo cornuto, con i suoi occhi e la sua incredibile maschera. Ecco i Perlet, ai piedi del Kilimangiaro. Dopo tanti viaggi e film avvincenti girati in Australia, in Sud America, nella tundra artica, i ricordi più belli sono qui, in Kenya, le altissime, gentili giraffe. Un'altra esperienza indimenticabile è stata quella vissuta in canoa, nell'Algonquin Park, nell'Ontario, con le sue nebbie e quell'alone di mistero, così fuori dal tempo. Da ragazzo, Walter Perlet aveva letto tutti i libri di Thornton Burgess e di Ernest Seton. Oggi lui afferma: Burgess amava veramente gli animali e sapeva metterli a fuoco. Queste parole sono una definizione su misura per Walter e Myrna Perlet, cineasti della natura.